Vi proponiamo questa intervista che abbiamo realizzato oggi e poi giriamo ai nostri ospiti in studio il commento del grande saggio Macaluso. Vediamo. Non credo che questo governo possa essere un governo di legislatura, come qualcuno dice, perché sarebbe stato un obiettivo importante. Non credo che questo governo sia un governo che possa durare, perché siamo di fronte a una situazione economica molto difficile e qui le scelte diventano anche essenziali, perché non ci sono scelte neutre e allora si tratta di sapere chi deve pagare di più questa situazione e su questo io voglio vedere come vanno le cose. Si può dire che comunque il ruolo di Conte è cambiato? Beh, non c'è dubbio che è cambiato. Lui per 14 mesi è stato il vice dei vice, come si dice. Non ha avuto ruolo, tranne quello di notaio. È chiaro che oggi lui si sente anche più forte. Cioè non è più ostaggio, è uomo messo lì da Di Maio, messo lì ritiene e lo ritiene con un fondamento che lui, su cui lui oggi puntano molte forze. Infatti ha detto apro una fase nuova, mentre Di Maio ha detto c'è che deve essere continuità, lui dice apro una fase nuova, perché se non apro una fase nuova non si vede, non si può fare nemmeno il governo, e lui il governo lo vuole fare. Com'è il PD di oggi? Il PD ha sofferto il personalismo di Renzi. Il PD oggi ha molte componenti e se vuole stare insieme, io ero per altre soluzioni anche qui, ma se vuole assolvere una funzione, il PD non può essere un partito personale. Le diversità nei partiti c'è stato, c'era pure nel PC, ma se c'è un asse politico-culturale che tiene insieme anche le diversità, quel partito regge. Se non c'è, il PD ancora non ha qual è l'asse suo politico-culturale.